Amici appassionati di calcio, bentrovati. Chiacchiere da VAR, prima puntata di questo nuovo contenitore dedicato al circuito EIFA Calcio Elite Xain. È un appuntamento che ci terrà compagnia anche nelle prossime settimane. Ma non perdiamo tempo, vado a presentarvi i miei compagni di viaggio, partendo da Leonardo Talusi. Buonasera a tutti, cari amici, buonasera. E Nicolò Federico. Buonasera, buonasera a tutti. Un giorno vi diremo anche qual è il nome e qual è il cognome, però lo lasciamo così, nel limbo. Non l'ho scoperto ancora neanche io. Allora, parliamo naturalmente di calcio amatoriale, circuito EIFA Calcio Elite, che naturalmente prevede tornei di calcio a 11, anche il calcio a 8 da quest'anno. Apriremo una parentesi sul calcio a 8 in chiusura di trasmissione, ma facciamo il punto sulle nostre attività principali. Dunque, una stagione che sta per entrare nella fase cruciale, c'è un campionato che diciamo sta, non dico esprimendo i suoi verdetti, però la stagione è abbastanza indirizzata. Leonardo Talusi, voi state seguendo settimana dopo settimana le partite, quindi potrete dare le vostre opinioni, le vostre sentenze, tra virgolette. E poi ci sono anche le varie coppe, la Coppa MIV, l'EIFA Cup. Naturalmente oggi effettueremo anche il sorteggio dei quarti di finale di EIFA Cup previsti per il 27 e 28 di febbraio. Io però darei a voi la parola per commentare un po' l'andamento del campionato di Serie A, c'è anche il campionato di Serie B che si sta rivelando appassionante. Mancano 6 giornate alla fine della regular season. Leonardo Talusi, ti chiedo, il discorso per la vittoria finale è già chiuso secondo te? Il Maccabi ha acquisito troppo vantaggio, oppure l'Alba Roma in modo particolare può ancora acciuffare la capolista? Credo che il discorso sia molto simile a quello che vediamo tutti i giorni nella Serie A, non quella d'elite ma nella Serie A team, perché il Napoli è avanti di tanto e soltanto lui può suicidarsi e quindi consegnare lo scudetto alle inseguitrici che steccano a loro volta. Stesso discorso vale nella Serie A d'elite, perché il Maccabi le ha vinte praticamente tutte, su 12 partite ne ha vinte 11 e ne ha pareggiata soltanto una, quindi vuol dire che è una squadra forse troppo più forte di tutte le altre, anche dell'Alba Roma, che l'ha battuta 2 volte negli scontri diretti, uno alla prima giornata e uno nella prima giornata per l'appunto di ritorno, un 3-2 bellissimo che magari ripercorreremo anche con Nicolò che era in cabina di commento. Perciò io penso che soltanto un suicidio del Maccabi possa portare lo scudetto da un'altra parte. Nicolò, sei d'accordo? Non ti aspetti sorprese in questo finale di stagione? Sì, no, sono d'accordo più che altro per come è stata costruita la squadra di Federico Ascoli del Maccabi. Si conoscono da tanto tempo i giocatori, la maggior parte degli 11 titolari sono quasi sempre gli stessi, quindi è anche più facile magari giocare e dimostrare di essere i più forti sotto questo punto di vista. Detto poi che anche l'Alba Roma mi ha stupito, l'ho fatta qualche volta, l'ho commentata, quest'anno anche appunto contro il Maccabi nella sconfitta 3-2 contro la squadra di Federico Ascoli. È detto appunto che l'Alba Roma rispetto all'anno scorso ha una consapevolezza in più, malgrado poi l'assenza di qualche giocatore determinante dell'anno scorso, gioca molto bene a pallone, però anche io credo che il Maccabi sia la squadra più forte ancora di questo circuito. Ecco, alle spalle delle due battistrada invece c'è qualche squadra che vi ha sorpreso, che ritenete in questo momento della stagione particolarmente in forma? L'Orione Ognissanti prima di tutto, l'anno scorso faceva parte della Serie B Challenge praticamente, visto che poi comunque il torneo si è unito alla Serie A d'Elite, però un Lorione mi ha sorpreso tantissimo, mi piace tanto il modo di giocare di Alessandro Coletta, dell'allenatore, e dei tanti nuovi innesti. C'è Samb che segna praticamente sempre, c'è un Fragasco in grande spolvero che nell'ultima partita ne ha fatti 3 alla Montagnola in trasferta. Mi piace tanto il modo di giocare, molto fluido, pochi palloni persi, pochi lanci lunghi, un po' il calcio che piace a me, tanti tocchi, palla a terra e magari con 3 passaggi riescono anche ad arrivare in porta. La Locomotive Bank mi ha sorpreso tanto rispetto all'anno scorso, aveva cominciato malissimo lo scorso anno chiaramente, quest'anno ha cominciato bene, poi c'è stato il momento di calo, si è ripresa l'ultima giornata contro il Real Miami vincendo 6-1 largamente allo Ostiense.
Chi mi ha sorpreso in negativo sono la Montagnola e il Borgo Rosso, le due dell'Urbe Tevere, perché la squadra tua, Luciano, era partita a razzo fino al 28 di novembre, 4-2 alla Locomotive, partita bellissima e forse anche senza storia, poi il calo, un calo incredibile che non mi spiego, forse a livello mentale di una squadra che poi ha cominciato a perdere pezzi e certezze. La Montagnola ha cominciato malissimo, si sta riprendendo piano piano, specialmente in Coppa MIB con la vittoria proprio contro il tuo Borgo Rosso agli ottavi di finale, adesso ai quarti, e può inseguire un trofeo, visto che a mio avviso per la squadra di Paolo Antoni sia lo scudetto che posizioni alte come il secondo e il terzo posto oramai sono dei miraggi. E allora, io Nicolò però prenderei spunto un po' dal titolo di questa trasmissione, di questo contenitore, Chiacchiere da Bar. E allora ti chiedo se questo strumento artigianale che abbiamo nel nostro circuito, perché non disponiamo naturalmente di tutte le strumentazioni delle quali si avvalgono i professionisti, sta dando una mano, viene utilizzato come si deve, insomma è un qualcosa in più che effettivamente contribuisce anche alla crescita del movimento e a rasserenare un pochino il clima e gli animi in campo. Ecco, a rasserenare gli animi in campo direi di no, perché poi c'è sempre la squadra avversaria che magari poi tra virgolette rosica qualcosa sulla chiamata al VAR, però si aiuta nel momento in cui c'è una, soprattutto poi quando ovviamente noi siamo con i nostri telefoni a riprendere le azioni, quindi un'azione vista magari da più vicino col VAR è più magari utile rispetto a quando può partire un lancio dalle retrovie, e quindi poi il fuorigioco, ne parlavamo anche prima della puntata, quindi poi il fuorigioco lì è soggettivo, per quanto noi abbiamo telefoni sì magari di ultima generazione, però di certo non abbiamo le telecamere a sufficienza per dimostrare quasi effettivamente fuori gioco o no. Però sì, aiuta, e me ne rendo conto soprattutto nelle ultime partite, anche nelle iniziali di questa stagione, quando magari anche a io che riprendevo, a noi che eravamo da casa a guardarla, effettivamente sembrava fuori gioco, un fuori gioco che non era, che poi non era, e che poi vista col VAR, con l'aiuto anche degli arbitri che comunque hanno occhio, hanno saputo riconoscere, insieme anche alle squadre che hanno poi chiamato il VAR, l'errore umano, visto poi con i nostri strumenti si sono accorti che effettivamente o era fuori gioco o c'era un rigore da dare o un rigore da non assegnare o un gol buono. Quindi secondo me sotto questo punto di vista sì, sta aiutando e continuerà a aiutare. L'unica cosa che magari non aiuta, ecco, è il dover per forza contraddire con no, ma che vai a fare VAR per forza, no, no, che era regolare, ma che non l'hai vista. Ecco, secondo me qui bisogna un attimo chiaramente, un po' più calmi, bisogna comprendere, esatto, che è diritto delle squadre chiamare il VAR, esatto. Parliamo sempre di un VAR su chiamata. E naturalmente è necessario spendere la chiamata per dei casi effettivamente eclatanti, dei casi che possono essere, diciamo, analizzati dai nostri strumenti. Poi è chiaro che se si subisce un gol a 2 minuti dalla fine, uno prova sempre a verificare, insomma, la validità o meno dell'azione. A questo punto però io chiederei alla regia di Massimo Montiroli di fornirci anche dei contributi filmati, delle grafiche con un po' i numeri di queste ultime giornate, poi passiamo anche a vedere gli highlights, la goal collection dell'ultimo turno del Massimo campionato. E allora, se Massimo Montiroli è pronto, io direi che possiamo dare uno sguardo alle immagini. E questi sono i risultati. Leonardo Taluzzi, andiamo a commentare soprattutto l'undicesima giornata, la penultima quindi, perché poi c'è stato anche il dodicesimo sì. turno, prima del dodicesimo turno anche, anche gli incontri di Coppa MIP. Quindi vediamo quello che è successo nell'undicesima giornata. L'Alba Roma ha battuto la Lupa 1-0, un risultato sicuramente non esaltante per un Alba Roma che ci ha mostrato tanto anche a livello di gioco e di squadra messa in campo. Una Lupa
che comunque sta crescendo tanto, e l'ho vista nell'ultimo turno proprio contro il tuo Borgorosso, ben compatta e che sa approfittare degli sbagli altrui oppure di spazi lasciati in mezzo al campo. Borgorosso Maccabi 2-1, che ero a commentare sul campo, partita 2-1 per il bellissima, 2-1 Maccabi, per il Maccabi, precisiamo. chiaramente, certo, che è stata segnata tra virgolette da un episodio VAR abbastanza difficile da spiegare, perché il tuo Borgorosso aveva segnato il gol dell'1-0 con Farris, c'era forse fuorigioco di Sì, Venale. probabilmente era fuori gioco, Sì, quindi nulla da dire. È stata un l'arbitro. po' la dinamica che ha Sì. lasciato a desiderare, però la decisione finale è stata secondo me giusta. Poi comunque il Maccabi ha trovato il modo di fare 1-0 qualche minuto dopo, e questo gol annullato che era arrivato al quarto d'ora, al 28esimo, la punizione meravigliosa di Andrés El Panterón Ojeda. Nel secondo tempo il Maccabi ha legittimato il suo vantaggio 2-0 con Sabia, un destro, un colpo da biliardo dal limite dell'area di rigore su errore di Maria, che sbaglia il passaggio in fase di impostazione, e il 2-1 di Pau, che ha provato a rimettere in corsa il Borgorosso senza però avere troppo tempo a disposizione per Nicolò, mettere il tu di recupero. queste partite quale hai fatto? Io quella settimana ho fatto la Serie B. Hai fatto la Serie B, Sì. Ho allora parleremo fatto la poi prima di contro la Serie seconda, B. poi. Sì. Lokomotiv Montagnola 2-2, 2-2. bellissimo, con Bellissima doppia partita rimonta della della Lokomotiv. Lokomotiv, altra partita con girandola di gol ed emozioni e tripla rimonta dell'Unione Il Ferrovieri. secondo 3-3 consecutivo dell'Unione Ferrovieri, perché era andata avanti 3-0 nel primo tempo, 3-3 nella ripresa, con una rimonta strepitosa dei ragazzi di Capasso, che stanno mostrando tanta crescita in questa seconda parte di stagione. Esatto. 4-1 dell'Atletico Smistamento contro il Real Miami. In realtà Ha qui nella grafica invertito fa il risultato invertito nella grafica, esattamente, comunque perché era nessuno. Real Miami 1, Atletico Smistamento 4. Abbiamo anche i risultati della dodicesima, Massimo, oppure passiamo direttamente agli highlights. Vediamo allora se arriva la schermata con i risultati del dodicesimo turno, vale a dire terza giornata di ritorno, nella quale possiamo anticipare il Maccabi ha vinto a 2 minuti dal termine in una partita che ha condotto per larghi tratti, per certi versi anche dominato contro l'Atletico Smistamento. San Filippo, il portiere dell'Atletico Smistamento, ha parato, come si suol dire, anche le mosche in quella partita, perché L'impossibile. il Maccabi è riuscito a far breccia nella difesa dello Smistamento soltanto a 2 minuti dal termine con un gol di Edoardo Maroder. Vittoria importante dell'Alba Roma che si mantiene sulla scia del Maccabi. Successo per 2-1 della Lupo Amatori su un Borgorosso ormai in caduta libera, come hai detto giustamente tu anche in telecronaca. Gli altri risultati: il 6-1 della Lokomotiv in casa del Real Miami, e poi ne ho dimenticata una Eccoli qua, no, no, sicuramente, non ne hai dimenticata eccoli nessuna. qui, Montagnolo Orione 3-3. Montagnolo Orione 3-3, partita vibrante con appunto altri 6 gol e secondo 3-3 consecutivo dell'Orione ogni istante. Possiamo allora vedere gli highlights, la goal collection curata proprio da Leonardo Talusi, goal collection che si riferisce alla dodicesima giornata della Serie A d'Elite Xaim. È muta, quindi in realtà dovremmo La commentare. commentiamo noi, Sì, la commentiamo certo. noi. Gol di Eddie Maroder, che è arrivato al 78esimo, a 2 minuti dalla fine. Guardate poi il Maccabi come è andato a festeggiare un gol che molto probabilmente vale il secondo scudetto consecutivo. Qui ci sono Qui invece immagini. l'errore del sottoscritto, costretto a giocare in porta per problemi dell'ultimo momento, e si fanno Il vedere problema però è i stato anche della difesa, che ha danni, i problemi mostrato. di vista, quanti problemi ci sono stati lì. Questo è il raddoppio di Memai per la Lupa Amatori, e poi il 2-1 a tempo praticamente scaduto, l'ho segnato io, pensate un po', ma era più facile da segnare che da sbagliare questo gol. Però Dunque, almeno l'hai segnata. 2-1 finale, Lupa Amatori batte Borgorosso. Montagnola Orione 3-3, Nicolò Federico qui c'è da sbizzarrirsi, va avanti di 2 l'Orione. E è sempre Fragasso a realizzare, ha firmato i 3 gol dei gialloblu
di Alessandro Coletta. La cosa sorprendente di questa squadra è che in queste ultime due partite è andata avanti di 3 contro l'Unione Ferroviaria, si è fatta rimontare di 3, è andata avanti 2-0 contro la Bello Montelliana nel questo primo gol, tempo. però. Sì, È vero sì. che era stato lasciato libero, aveva una prateria davanti, però poi il pallonetto confezionato da Fragasso è stato splendido. Questo è il calcio di rigore che rimette in carreggiata la Montagnola che poi pareggerà nel secondo tempo, portandosi sul 2-2, Con ma Guidi che sta tornando ai fasti di un tempo, come ho detto non è nella. finita ancora. C'è spazio per il 3-2 momentaneo di Fragasso. Guidi è un giocatore che piace molto a Nicolò Nicolò. Federico, ma Sì, il Guidi dell'anno scorso, anche se la Montagnola effettivamente, soprattutto negli 11 titolari, ha cambiato veramente poco e questo è il 3-3 sì. definitivo. Rispetto alla passata stagione in cui c'era un Guidi che toccava un pallone a partita e lo buttava sempre in porta, quest'anno manca, lo diciamo molto spesso con Leo quando facciamo appunto le partite della Montagnola, un riferimento che possa fare da raccordo tra centrocampo e attacco e che possa portare il pallone in area di rigore a Guidi, che è il classico attaccante da area di rigore. Il gioco della Montagnola molto spesso era sulle fasce per il cross appunto verso Guidi, mancano anche questi interpreti della squadra di Paolo Antoni che quest'anno ha trovato Le immagini molto che in vedete difficoltà. nel frattempo si riferiscono alla sfida del centro polisportivo ostiense tra Real Miami e Lokomotiv Roma, Lokomotiv che si era portata in vantaggio di 2 gol. Poi il Real Miami su calcio di rigore aveva in qualche modo riaperto i giochi, alla fine però non c'è stato nulla da fare, troppo a Lokomotiv per questo Real Esattamente. Miami e il risultato finale che recita 6-1 Che Leonardo poteva Fragasso. essere molto molto peggio se non ci fosse stato l'estremo difensore, Bozzolo perché che ha compiuto degli tanti interventi tanti importanti. interventi, tanti interventi bellissimi. Qui è un gol che è stato talmente repentino che anche il nostro caro Massimo Montiroli si è praticamente perso. Berardino, inserimento fulmineo come un fantasma, ha toccato con la punta per il gol del 5-1. Questo è il sesto gol di Gaeta, il primo in questo campionato, la prende di controbalzo e la manda all'angolino. Questa è Unione Ferroviaria Alba Roma, che meraviglia questa punizione di Lazzaro, potentissima, mi ricorda quella di Eder in un Sampdoria Roma 2-1 del 2015. Va Eder potentissimo, disse Riccardo Trevisani in telecronaca. Il raddoppio arriva nel secondo tempo con la corsa sulla fascia di sinistra, credo, di Giovanni Lazzaro, che oltre al gol su punizione si rivela anche un grandissimo velocista e assistman. Brucia sul tempo il terzino dell'Unione Ferroviaria, mette al centro Amar Scuteri, fa facile facile il gol del 2-0 per l'Unione Questo era Ferroviaria. semplice, quasi come il mio, vero Nicolò? Ma tu, puoi anche da lì la sviluppa dei centri da area a area, lì, ma. No, vabbè, ci sarete da lì e può anche sbagliare questo, diciamo. Questo era l'ultimo gol di questa meravigliosa goal collection. Meravigliosa, mi fa per dire, tre punti di Meravigliosa rigore. perché l'ha curata Perché l'ho lui. curata io, amici, perché l'ho La curata io. Talusi Collection. La Talu Collection, esattamente. Ora c'è bisogno di parlare della Massimo, classifica. abbiamo la classifica, allora possiamo andare a leggerla. Maccabi avanti con Maccabi avanti con 34 vantaggio. punti, 6 di vantaggio sull'Alba Roma, visti i due scontri diretti vinti. Le uniche due sconfitte in campionato dell'Alba Roma sono proprio quelle contro il Maccabi andata e ritorno, e un pareggio, quello contro l'Atletico Smistamento, se non vado errato, nel derby 1-1. Terzo c'è l'Unione Ognissanti a 21 punti, a meno 7 se la matematica non è un'opinione, dal secondo posto. Segue la Lokomotiv a meno 2 se l'Orione dovesse continuare a perdere punti, soprattutto in rimonta come le ultime giornate, la Orione afflitto Lokomotiv. da parigite, possiamo dire, La negli ultimi pareggite di Rudy turni. Garcia dei tempi della sua prima Roma. Segue il Borgorosso a 18, scavalcato addirittura da una Lokomotiv che non è sicuramente in grande spolvero, ne ha fatti 6 al Real Miami, però veniva da un momento complicato della sua stagione. La Montagnola cerca la rimonta dopo un inizio di campionato complicatissimo, 12 punti frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Unione Ferroviaria a pari punti all'ultimo posto per i playoff, per la zona playoff, insieme all'Atletico Smistamento. Segue la Lupa a 10 punti, penultima, ma che sta cominciando a carburare. Ha vinto il suo giro di Coppa MIB, è arrivato ai quarti di finale dopo aver battuto il Real Miami settimana scorsa per 3-1. Chiude il Real Miami a quota 1 punto, un solo pareggio in questa stagione, 11 sconfitte, e il pareggio è arrivato alla prima giornata in rimonta quasi contro la Montagnola 2-2.
E allora lasciamo per un attimo la Serie A, rapidamente anche il punto sulla B dove c'è un testa a testa tra Trevignano e Monterotondo, che hai visto all'opera, Nicolò e Federico. Che impressione ti hanno fatto queste due squadre? C'è una favorita secondo te per la promozione diretta? Ricordiamo che per la seconda promozione saranno necessari i playoff, dunque una delle due squadre necessariamente dovrà passare attraverso questa da chiamata playoff. Sì, esatto, la prima partita poi che ho commentato della Serie B appunto era Trevignano-Montorotondo, quindi prima contro seconda, che ha visto un Montorotondo abbastanza nervoso per varie cose, varie vicende di campo, tra cui magari una chiamata al VAR che poteva servire per loro, anche se in Serie B il VAR Non c'è. effettivamente non c'è, però un Non arbitraggio. ce lo spieghiamo anche Esatto. perché non potendo riprendere tutte le partite della Serie B, chiaramente dobbiamo garantire equità di trattamento Però, certo. verso tutte le squadre. Però un Trevignano che mi ha stupito, mi piace come gioca a pallone, e anche la settimana successiva, facendo un'altra partita del Monterotondo, commentandola con Laudalusi, io mi sono accorto che il Monterotondo va in difficoltà quando ha magari contro degli avversari che stanno a giocare bene a pallone, però il Monterotondo dalla tua ha che molto spesso attacca sempre in superiorità numerica con i terzini che molto spesso sono sempre nella zona offensiva del campo, danno una mano, un appoggio alle ali offensive, e poi l'attaccante, il numero 9, è un giocatore che comunque sta a giocare molto bene, spalla alla porta, tecnicamente è un giocatore molto valido, quindi io credo che il Monterotondo rispetto al Trevignano, perché effettivamente sono prime e seconde in classifica, ha quel qualcosa in più che poi magari fino alla fine della stagione potremo vedere. Va detto che quella partita si è risolta con la vittoria in extremis del Trevignano con un gran tiro di Capitan Marconi, ma il Monterotondo forse meritava almeno il pari. Abbiamo la classifica anche della Serie B Challenge, eccola. Allora ti chiederei di commentarla, di andare a leggerla, caro Nicolò. Trevignano è primo a 19 punti, segue il Monterotondo a 15, l'Oriolo Romano è terzo con 10 punti, segue il Mentana quarto 8 punti, lo Sporting Roma a 7, i Gunners 6, Vetralla Lovers a 5, penultimi Amatori Capranica con 3 punti, ancora a 0 punti la Roma Soccer Club. Bisogna sottolineare però che, ad esempio, il Monterotondo ha giocato una gara in Ha una gara meno in meno, del esatto. Trevignano, quindi potenzialmente potrebbe trovarsi a quota 18, Sì, a dunque meno uno. soltanto a meno uno dalla vetta. Dunque è tutto da decidere nel campionato di Serie B Challenge, un torneo che si sta rivelando appassionante, è una delle novità di questa stagione. Adesso noi ci fermiamo un attimo, al rientro avremo Leonardo Talusi con un gradito ospite, poi parleremo di coppe e dunque un breve accenno alla Coppa MIV e i sorteggi Gentile. attesissimi di UEFA Cup. A tra poco. Ben ritrovati cari amici, torniamo in diretta per l'intervista a questo personaggio meraviglioso che è Daniele Andreozzi, allenatore della Locomotive CT, della nazionale EIFA tra le tante, e ha cominciato la sua carriera bellissima da direttore tecnico dell'Accademia del Carpi. A bruciapelo, come ti è iniziata questa passione per il mondo degli allenatori? Chiaramente ho smesso presto di giocare perché non ero abbastanza bravo e me ne rendevo conto, me ne sono reso conto, diciamo, questa è stata la cosa principale. Beh, chiaramente prima del Carpi ho fatto tanto settore giovanile a Roma, ho allenato un po' in giro e chiaramente in diverse società, dalla Tor Sapienza, Vigor per Conti, ho fatto il secondo nelle prime squadre, quindi ho cominciato presto. Poi chiaramente ho cominciato a fare tutti i corsi, prima sono diventato istruttore di scuola calcio, poi ho preso il panettino UEFA B. E piano piano poi mi sono anche avvicinato al mondo, diciamo, più manageriale, si può dire parolaccia, manageriale, lo diciamo qua. E abbiamo avuto questa opportunità, io e il mio socio, ex socio, che saluto tra l'altro, Giorgio Beni, lo voglio salutare uguale, e attuale direttore sportivo del Nuova Florida in Serie B, tu sei preparatissimo, sai di che parliamo, Assolutamente. e
Abbiamo cominciato a fare questo percorso insieme, prima a Brescia, ho fatto 2 anni come formatore nelle affiliate al Brescia Calcio nel centro-sud Italia, quindi giravo un po' per l'Italia a cercare di dare una mano alle società, alle scuole calcio, agli istruttori che avevano voglia appunto di condividere un po' di idee. E poi 4 anni di cardio che sono stati bellissimi, perché chiaramente poi l'anno della Serie A, quindi è stata una fortuna enorme. Ci siamo goduti quella stagione incredibile facendo un buon lavoro nel settore giovanile, nei settori giovanili delle Academy e a Carpi. E purtroppo quella retrocessione con quei 2 rigori di Mbakoku che ancora ci stanno qui. Con la Lazio, Esatto, esattamente, quella maledetta partita, però comunque è stato un quadriennio splendido che soprattutto mi ha insegnato tantissimo e poi mi ha anche fatto capire quelle che potevano essere le strade più percorribili per la mia vita sportiva. poi sei tornato nella capitale, adesso c'è il progetto Locomotive Roma. Vogliamo parlare del progetto Locomotive Roma, magari di come è nato? Bellissimo, 7 anni. Questo è il settimo anno e questo devo dire che la cosa bella è che il progetto Locomotive nasce per fare calcio amatoriale inizialmente in una borgata come Finocchio, eravamo quindi nel profondo Roma Sud-Est e abbiamo fatto i primi anni lì e fu splendido perché furono anni di grande empatia, di grande emotività, ragazzi che non avevano mai giocato a calcio, magari a 25, 26, 30 anni, hanno cominciato a giocare a calcio 11 in quegli anni là. Ma veramente i risultati erano l'ultimo dei nostri problemi, era proprio un mondo di belle persone che si incontravano e facevano delle cose, con grande serietà tra l'altro, però comunque non vincevamo mai. Poi piano piano la squadra si è rinforzata perché poi chiaramente avendo, diciamo, tanti anni di esperienza su Roma, tanti miei ex giocatori si sono avvicinati, mister che fai, posso venire a giocare? E poi piano piano la squadra si è rinforzata, abbiamo fatto i primi anni in un altro circuito. E facendo anche Benino siamo arrivati anche in una semifinale provinciale e poi siamo entrati nel circuito curato da Luciano Cesaretti. Questi anni sono stati anni belli di costruzione e la Locomotive è diventata una bella realtà. È diventata una bellissima realtà anche perché è quarta in classifica al momento nella Serie A d'Elite, è a 19 punti, a meno 2 dall'Orione che ha pareggiato l'ultima 3-3 contro la Montagnola. Ha detto la Montagnola ci ha fatto questo piccolo, piccolo regalo. Paurino. E però ho notato che la Locomotive per tante partite ha avuto difficoltà a ingranare. Dopo le prime 4 di fila, se non ricordo male, poi una serie di sconfitte, qualche pareggio arrivato in maniera un po' rocambolesca. Come ti spieghi questo calo improvviso e poi questa rinascita? Perché nell'ultima partita 6-1 a Real Miami, insomma, bel risultato. Bel risultato, bella prestazione soprattutto. Allora, diciamo che noi partivamo con l'obiettivo di cercare di essere nella parte alta della classifica, non sapendo effettivamente quale potesse essere la posizione, diciamo, che da meritare. Sono partiti molto bene e poi sono arrivate le partite più difficili, perché poi va pure detto che il nostro calendario si divide un po' in due fasi. Le sconfitte che sono arrivate per lo più in maniera, diciamo, non immeritata, perché poi immeritata è sempre brutta come parola, però sicuramente con delle prestazioni positive. Le prestazioni negative, secondo me, sono arrivate con la sconfitta in Coppa che abbiamo avuto con lo Sporting e con la sconfitta in campionato che abbiamo avuto con l'Unione Ferrovieri. Quelle sono state sconfitte meritate di una squadra che ha giocato male. Però, per esempio, mi viene in mente la sconfitta con l'Alba Roma, bella partita nostra, punto su punto, come si dice, palla su palla. La sconfitta per esempio in casa del Borgo Rosso in cui abbiamo giocato male 20-25 minuti in cui la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà poi siamo cresciuti e secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Col Maccabi chiaramente è sempre un po' un terno all'otto perché ci può stare perdere contro il Maccabi, squadra fortissima, però anche là secondo me partita giocata bene, partita giocata con coraggio soprattutto. Adesso siamo ritornati ad allenarci bene con un buon numero di giocatori. Poi c'è anche da dire che chiaramente noi abbiamo una rosa molto ampia. La rosa ampia ci dà la possibilità di far giocare tutti. Io cerco di coinvolgere tutti il più possibile. È normale che questa cosa porta dei vantaggi, perché comunque la squadra è compatta e solida per l'obiettivo, e inevitabilmente ci può stare che qualche giocatore magari che ti può servire in una partita che non si allena, non lo fai giocare e magari ti manca un pezzo importante della squadra, ma ci sta, nel senso che cioè, perdere le partite giocandole comunque ti fa pensare che comunque il futuro è un futuro positivo.
appunto, lavorando anche tu tanto tempo, come abbiamo già detto, nelle academy, insomma, con i settori giovanili, c'è un ragazzo che mi ha particolarmente colpito, che è l'Ararti. È uno dei nuovi arrivati, ha segnato 5 gol in 4 Eh uscite. sì. Quindi vuol dire che è un innesto importante e credi tanto in lui. Soupien è un ragazzo fantastico che è venuto, ci siamo incontrati casualmente al campo e ci ha chiesto che posso giocare. E poi abbiamo seguito la grandissima esperienza del Mondiale del Marocco, perché lui è marocchino, insieme a lui, tifando con lui e per la sua nazionale, ragazzo adorabile, splendido, qualità enormi. Enormi, diciamo, un passo, una frequenza di passo veramente da giocatore di alto livello, però si impegna tantissimo, amatissimo dai compagni, innesto chiaramente importante per la seconda parte della stagione, non si può negare, stiamo anche cercando con lui di collocarlo nella maniera migliore possibile per farlo esprimere al meglio, quindi adesso piano piano le uscite sono state molto molto positive, ma la cosa bella è che mette un impegno nell'allenamento che è incredibile, trascina anche gli altri. Piccola domanda personale: come ti vedi e soprattutto dove ti vedi da qui a 5 anni? Beh, allora io chiaramente io lavoro a Cinecittà Bettini, nel senso la mia attività, faccio il direttore generale là, quindi diciamo il mio impegno è molto grande lì, abbiamo fatto un bel lavoro, questo è il terzo anno che sto lì e sono felicissimo che comunque abbiamo fatto crescere i numeri di questa società storica di Roma, che come sai insomma diciamo, ha fatto uscire tanti calciatori da Nesta, a Graziani, a Francesco Rocca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, io a Roma, se sto a Roma, se dovessi rimanere a Roma, sto bene dove sto. Chiaramente se dovessi cambiare la mia scelta sarebbe per fare qualcosa di ancora maggiore coinvolgimento, magari ritornare nel professionismo, chissà, insomma, non lo so, vediamo. Però cioè, per ora c'è la locomotiva, Cinecittà Bettini, il lavoro e poi la formazione, i corsi di formazione. E c'è anche la nazionale italiana gelsisti. Caspita. Raccontiamo un minimo di questo meraviglioso progetto. Ricordo anche prima di Natale avete affrontato la nazionale italiana a Tori, Attori, esatto, al sì. Cinecittà Bettini. Alla fine abbiamo giocato al GEM perché il Cinecittà Bettini non era ancora disponibile nel campo. La Nazionale Italiana Jazzisti è un progetto bellissimo, un progetto di beneficenza a cantanti, musicisti, lavoratori del mondo dello spettacolo, del mondo della musica, chiaramente che insieme, uniti, si allenano una volta a settimana e organizzano eventi. Il bello degli eventi della Nazionale Jazzisti qual è? È che non finisce con la partita e poi suonano. E quindi la cosa divertentissima è che ogni volta che c'è un evento con loro, poi c'è musica di altissimo livello, di C'è il grandissimo. C'è il concertone. concertone, ma poi che musica! C'è gente che suona a livello internazionale, che viene lì e prova a dare due calci a pallone. Il bello è che comunque hanno preso bene anche il modo di allenarci, perché loro mi hanno chiesto, noi vogliamo un allenatore e non soltanto uno che sta lì a dirci due cose. Siccome io sono abbastanza pignolino, pignoletto, diciamo così, quando alleno, il rischio di un crash era altissimo, invece per fortuna l'hanno presa bene, adesso si allenano pure bene. Beh, direi che come progetto ha ancora tanto da dare quello della Nazionale Italiana Jazzisti. Poi c'è anche il concertone post partita. Che cosa Assolutamente. vogliamo di più? Nulla, guarda, è da seguire veramente. Se dovesse capitare, è da seguire perché se lo meritano, sono fantastici. In chiusura, Vai. Nazionale EIFA. Sì. L'organizzazione. Come è stato organizzare queste due amichevoli? Perché una contro la Lipo University 0-0 e poi contro una rappresentativa del Mali il 12 marzo, se non 12 ricordo. marzo, 12 marzo, grazie della domanda da Leonardo e innanzitutto questa è chiaramente una iniziativa fatta insieme a tutto il gruppo organizzativo e grazie anche a voi perché siete stati splendidi nell'aiutarmi a trovare il modo migliore per trovare i giocatori adatti e soprattutto il ringraziamento a tutte le società perché le società sono state iper disponibili nel darci la possibilità di fare questa iniziativa. A che serve? Di base serve innanzitutto per trovare il modo di giocare sia insieme che contro con lo stesso spirito. L'obiettivo del campionato è questo Certo. qui, è giocare insieme perché magari si è selezionati per un gruppo di giocatori più bravi a giocare a calcio, però giocare contro sempre con lo stesso spirito, agonismo, voglia di vincere, ma sempre nel rispetto delle regole. Quindi la nazionale, diciamo, seleziona qualità calcistiche per fare in modo che il circuito sia al centro anche di un progetto che possa comprendere partite tipo questa.
la partita che faremo a marzo contro la rappresentativa del Mali sono dei ragazzi maliani che giocano il Mondialito, che è un evento annuale che si svolge da giugno con giocatori che vivono a Roma, principalmente nel Lazio, e appunto si riuniscono sotto la bandiera della loro nazione, quindi è una cosa splendida. E quindi questa partita sarà un altro evento per stare insieme e giocare contro appunto ragazzi, tra l'altro molto bravi, quindi sarà una bella partita. Per chi invece vuole intraprendere lo stesso percorso che hai intrapreso tu, quindi l'allenatore, i corsi da allenatore, uno in particolare lo tieni tu. Allora, Xain ci ha messo a disposizione la possibilità di fare questo corso, è un corso diciamo introduttivo, anche perché è chiamato appunto di primo livello, diamo la possibilità a chi ha piacere di dibattere, di parlare di calcio, di seguire delle lezioni mie, ma non solo, preparatori atletici professionisti, direttori sportivi professionisti, fondamenti di biomeccanica anche per conoscere come funziona il corpo di chi fa sport e quindi chiaramente puoi anche approfondire temi quali come si organizza una seduta di allenamento, per esempio, che cos'è la match analysis, che cos'è allenare un giovane e allenare un adulto, le differenze, il mondo della comunicazione sportiva. Insomma, pillole che speriamo possano essere interessanti. Grazie, grazie davvero a Daniele Andreozzi, allenatore della Lokomotiv, del selezionatore della nazionale EIFA, maestro, professore, professore di schemi di tattiche di match analysis. Grazie davvero, noi ci ritroveremo sui Con campi di grande, pallone, grande con la piacere. Lokomotiv in particolare, lunedì prossimo. Grazie ancora a Daniele Andreozzi, noi ci risentiamo tra pochissimo. Grazie. Allora, davvero piacevole, piacevolissima questa chiacchierata tra Leonardo Taluzzi e Daniele Andreotti, commissario tecnico della Nazionale EIFA, nonché allenatore della Lokomotiv Roma, Andreotti che ritroveremo naturalmente sui campi della Serie A d'Elite, ma anche dell'EIFA Cup, di cui parleremo tra poco. Prima uno sguardo. Se la voce mi assiste, uno sguardo alla Coppa MIB, però, Leonardo, siamo arrivati ai quarti di finale, Il minuto clou. dunque stiamo entrando nel vivo. Sì, è la Questo prima. rush finale, come lo vedi? Il Maccabi detentore del trofeo è ancora una volta la favorita, la principale candidata alla vittoria finale, secondo voi? Oppure stavolta, insomma, qualcuno riuscirà a dare filo da torcere alla squadra di Federico Ascoli? Beh, è una squadra tostissima da affrontare, ce l'ha dimostrato nel campionato e ce lo continuerà a dimostrare sempre, secondo me, e anche in Coppa MIB dove è la detentrice del trofeo. Però attenzione, perché qui ci sono gare secche, l'Alba Roma è ancora in corsa e nel caso in cui dovessero affrontarsi, mi sa, in In semifinale per semifinale, forza, quindi sì. non sarà il Non replay della sarà la finale finale dello dell'anno scorso anno. scorso. L'Alba Roma potrebbe essere la squadra forse più attrezzata per cercare di fermare l'avanzata del Maccabi, che affronterà il Mentana ai quarti di finale. Una squadra di Serie B che è riuscita a passare il turno battendo 5-1 l'Atletico Smistamento negli ottavi. Gli altri accoppiamenti sono Alba Roma Montagnola, Lupa Ferrovieri, la Lupa che non solo ha vinto il girone A nel raggruppamento con la Lokomotiv Monterotondo e per l'appunto Lokomotiv Monterotondo e la terza il Mentana. Mentana, giustamente, pur pareggiando in trasferta, ha battuto il Real Miami agli ottavi per 3-1 e adesso l'Unione Ferrovieri, altra squadra a sorpresa, è arrivata seconda nel girone con il Borgorosso e che ha eliminato i Gunners di Melcarne e Gaetano D'Agostino. E noi due eravamo, io e Nicolò chiaramente, eravamo sul campo a commentare una partita non troppo entusiasmante a livello di occasioni, sbloccata al 26esimo della ripresa con un colpo di testa di Di Stefano dal limite Però del sai, tiro. infatti io l'Unione Ferrovieri la metterei anche lei tra le sorprese in positivo di questa stagione, se non per i risultati, quantomeno rispetto all'anno scorso, per gioco espresso. Perché soprattutto nell'ultima partita, quindi abbiamo ancora la mente ancora calda dopo appunto la partita contro i Gunners di D'Agostino, abbiamo visto un'Unione Ferrovieri che gioca veramente bene a pallone. Ed esce molto spesso da situazioni di difficoltà con una semplicità assurda che magari non vediamo neanche fare molto spesso al Maccabi prima in classifica, che secondo me è ancora la favorita anche per questa coppa, per Questo questa perché? competizione. Vi chiederò, ve lo dico prima, vi chiederò informazioni sull'Unione Ferrovieri, visto che noi del Borgo Rosso, che
veniamo da una serie di sconfitte e insomma dobbiamo affrontare proprio questa squadra lunedì in campionato. Però telegrafico, Nicolò, ci sarà una Cremonese anche in Coppa MIB? Beh, io me lo auguro. Cremonese visto quello, il cammino, no, degli grigiorossi in Coppa Io me Italia. lo auguro, visto che comunque io questa sera comunque farò il Mentana nella Serie B. Quindi poi vediamo come giocherà questa Quindi adesso squadra. devi volare per Sì, arrivare in Ottavia esatto, in tempo. in Quindi vedremo se in base a come giocherà questa squadra, è la prima volta che commenterò, vedremo se poi ci sarà una Cenerentola in questa competizione, anche se credo che fondamentalmente in semifinale si potrebbero affrontare Alba Roma e Maccabi, una delle due secondo me sarà la vincitrice finale di È un po' come il questa tabellone della Coppa competizione. Italia, perché da una parte ci sono Lupa Ferroviario, Rio Ogni Santi, Sporting Roma, dall'altra Maccabi Mentana e Alba Roma Montagnola. Sì. Anche lo Sporting Roma sono curioso di vedere. Accennavate a Gaetano D'Agostino, per chi non lo sapesse, ex calciatore professionista, ne ha Siena, vestite di Messana, maglie, insomma, Fiorentina, sì. ha avuto una carriera importante. Siamo quasi in chiusura, però in molti attendono questi sorteggi dell'UEFA Cup. Anche qui parliamo di quarti di finale che sono in programma. Nelle serate di lunedì 27 e martedì 28 febbraio, allora procediamo con questo sorteggio perché Massimo Montiroli ha creato una sorta di chicca per effettuare questi accoppiamenti, per stabilire questi accoppiamenti. Allora, momento di suspense, la prima squadra è Il il Maccabi, Maccabi. che probabilmente giocherà in trasferta visto che la gara con la Lupa l'ha giocata al Trastevere Stadium. Vedremo. Naturalmente bisognerà vedere se l'avversaria del Maccabi ha giocato anch'essa in trasferta la gara precedente. In quel Giustamente. caso si potrebbe andare in campo neutro. Vediamo la seconda squadra, non sarà l'avversaria del Maccabi. Vai Massimo. Locomotive Roma per un pelo. Andiamo con la terza squadra. Nicolò, diccelo tu. CRC, No, no, è è l'Unione Unione Ferrovie. per Cremonese. Scusate, Poi faremo un esame della vista a no, che Nicolò. purtroppo chi ha giocato in casa ha No, eliminato lo forse della Sporting vista Roma. c'è che i colori, quei colori lì. Va bene, ma sono comunque tre lettere. Ecco perché sono Se confuso. avessi confuso Atletico Torcervara con Sì, CR esatto, ci sarebbe stato più sarebbe stato ancora grave. più grave. Quarta squadra. I Gunners. Gunners 1996. Dunque queste le prime quattro squadre estratte. Adesso Vediamo le vedremo avversarie. quale sarà la squadra che troverà sulla sua strada il Maccabi. Beh, breve pronostico per Nicolò. Il pendolino Montagnola. di Nicolò Federico, Montagnola. Maccabi Montagnola, vuoi vedere? Sì, secondo me Vediamo, sì. Sì, erano vediamo. due Se attaccanti di esce, alta ci categoria. dicono che No, ha è il CRC. riparato. Il CRC. CRC, questa potrebbe essere una finale Hanno anticipata giocato perché entrambe in casa, quindi campo neutro molto probabilmente. ricordiamo che la CRC è una delle squadre più forti, forse C'è la il più grande ex. Ah, il titolata. grande ex, è Juri vero, Kalinic Jurikalic. è forse la più titolata del Trofeo del Petrolio, la squadra dei commercialisti. Dunque, grande appuntamento questo Maccabi CRC. Andiamo per vedere l'avversario della Lokomotiv. TLC. E sarà la TLC Roma, altra squadra proveniente dal Trofeo del Petrolio. L'avversario adesso dell'Unione Ferrovieri. Quindi Atletico Torcervara o Montagnola Il Torcervara. è il Torcervara sulla strada dell'Unione Ferrovieri e quindi automaticamente la Montagnola se la vedrà con i Gunners. Questo è un derby, pensate un po', perché i due presidenti di questa squadra, di queste squadre, vale a dire Bastesin e Iannone, si conoscono dall'infanzia praticamente, entrambi
originari della zona della Montagnola. Quindi altra partita tra Gunners e Montagnola, possiamo dire, insomma, sono venute fuori tutte belle sfide, Bellissime, sì, è bellissime vero? sfide. Ma d'altronde quando si arriva ai quarti di finale rimangono, tra virgolette, le migliori. Però andiamo a riepilogare un attimo il quadro degli abbinamenti relativi ai quarti di UEFA Cup. Allora, Leonardo Talusi, Maccabi Contro CRC. CRC, esattamente, Lokomotiv TLC Roma Calcio, Unione Ferrovieri Atletico Tur Cervara e Gunners contro Montagnola, il derby. Adesso le anticipazioni per quanto riguarda le prime partite della Serie A d'Elite di questo mese di febbraio e poi i saluti conclusivi. Eccoci, queste sono le gare del tredicesimo turno di Serie A, Alba Roma Montagnola, partita che Bellissima. si preannuncia a vincente, Borgo Rosso Unione Ferrovieri. Qui l'Unione Ferrovieri potrebbe recuperare terreno, speriamo di no, Potrebbe salire a 15 punti. lo dico in qualità di tesserato del Borgo Rosso, naturalmente non me ne vogliano gli amici ferrovieri. La Lokomotiv riceve l'Atletico Smistamento, dunque turno casalingo per la squadra di Daniele Andreozzi. Il Maccabi affronta tra le mura amiche del Trastevere Stadium la Lupa Amatori e l'Orione Ognissanti invece ospita il Real Miami. Vedremo il terzo 3-3 consecutivo, Nicolò, per l'Orione. Leggevo appunto queste partite per le prime tre in classifica, partite se non quanto abbordabili, però più semplici sulla carta rispetto anche magari al turno precedente. Vedremo un altro 3-3 del Montagnola, no? Ma sicuramente vedremo una grande partita, anche perché il Montagnola rispetto alla prima parte di stagione, sì, è vero, forse un po' troppo tardi, però si sta svegliando. E poi il 20 di febbraio, ricordiamo le gare dei quarti di Coppa MIB, 27 e 28 febbraio per quanto concerne l'UEFA Cup. Noi ringraziamo innanzitutto Massimo Montiroli in regia. Massimo ha reso possibile questa trasmissione. Prima però devo fare mea culpa perché ho dimenticato il calciotto curato dall'ottimo Piero Macera. Il movimento del calciotto sta crescendo parallelamente a quello del calcio a 11, dunque torneo di calcio a 8 UEFA Senior 8, questa la denominazione del campionato che ha già emesso i propri verdetti. Adesso si sta giocando una sorta di Champions con squadre provenienti da un altro circuito. Leonardo Talusi, tu hai preso informazioni, hai Assolutamente. preso nota anche di tutto quello che è successo. È un torneo a 6 squadre con 10 giornate. Ci sono state il Lice, il New Team, il Reuter, la Montagnola, il Real Vianello, il Super Santos. La stagione invernale è finita con la vittoria del Lice dopo 2 anni di attesa. 8 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Il bilancio, l'ultima sconfitta, l'unica sconfitta, è arrivata proprio all'ultima giornata col Super Santos ormai a giochi terminati. Bene anche la Montagnola che è arrivata seconda a 21 punti con 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Segue il Super Santos, sorpresa perché è arrivata praticamente quest'anno, mentre il Reuter arriva inspiegabilmente quarto per via di problemi di formazione, di organizzazione, eccetera, eccetera. Il New Team è arrivato penultimo, 2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte a causa di un gruppo che nel tempo si è sgretolato nonostante avessero fatto una fusione di 3 squadre per creare un gruppo compatto che poi compatto non si è rivelato. Chiude il Real Vianello fanalino di coda che, seppur ultimo, comunque ha stupito tutti nonostante qualche piccolo problema di organizzazione. Stagione invernale finita, c'è la Champions League praticamente, quindi con squadre dell'UEFA Senior 8 e della W Cup praticamente si giocano al W Eurosport Club, cominciato il 9 gennaio, questa organizzazione, questa manifestazione. Dagli ottavi soltanto il Licia delle squadre dell'UEFA Senior 8 è rimasto in corsa,
e se l'è vista con il Celtic lunedì 30. L'altra semifinale invece è stata tutta del W Barcellona contro Athletic di Bilbao. E dunque, amici spettatori, come vedete il circuito EIFA si sta ramificando, sta allargando i propri orizzonti, ci sono anche altre squadre provenienti da altri circuiti, no? Che vengono coinvolte sia per quanto riguarda il calcio a 11 sia per quanto riguarda il calcio a 8. Nel calcio a 11 c'è stato anche l'ingresso delle squadre della provincia di Viterbo che bene si stanno comportando nella Serie B Challenge, dunque auspichiamo insomma che le cose possano andare avanti così con un bel clima tra tutti i partecipanti, anche tra voi cronisti, perché vi state divertendo. Assolutamente sì, sia da soli che in coppia è sempre un piacere, almeno per noi. Poi ci saranno le partite della Nazionale EIFA, di cui Leonardo Talusi ha parlato con Daniele Andreozzi, potremo fare anche la squadra del mese, tantissime altre sorprese. Grazie però, adesso siamo veramente in chiusura, grazie a Massimo Montiroli in regia, è lui che ha reso possibile questa trasmissione che speriamo vi sia piaciuta, grazie naturalmente anche ai padroni di casa di Xain, centri sportivi aziendali e industriali, grazie al presidente di Xain Lazio Marcello Pace, grazie a Nicolò Federico e Leonardo Talusi, da Luciano Cesaretti, insomma. È tutto, grazie per grazie, essere stati con noi e a risentirci, a rivederci, insomma, sempre sul canale YouTube Live Calcio Elite. E iscrivetevi perché non costa niente.